E siamo live. Ciao amici del gruppo Macro, oggi abbiamo il piacere di ospitare un amico, Aldo Ceich, Ciao a tutti. per l'uscita di un libro che mi viene da definire veramente poliedrico. Questo è proprio un aggettivo che potrebbe calzare, molto, molto, molto interessante. Il libro si chiama Il fenomeno vitale tra scienza e coscienza. Aldo, ci vuoi dire perché proprio questo titolo, Il fenomeno vitale tra scienza e coscienza? Il libro è nato, diciamo, una decina d'anni fa, 15 anni fa mediamente, o quantomeno ho iniziato a mettere da parte dei piccoli appunti che mi venivano spontanei. Poi queste piccole cose sono messe insieme e hanno creato un quadro, un mosaico molto interessante, ma il fulcro di tutta questa condizione qua è che il mio studio ha a che fare con la biofisica. Mi spiego meglio. All'università ci è stata insegnata la chimica e la biochimica. Ci è stata insegnata la fisica, ma non ci è stata insegnata la biofisica, ovvero sia quella scienza che utilizza parametri non chimici, che sono di vario genere, dall'infrarosso all'elettromagnetismo, alla parte fisica vera e propria, fisica termonucleare. Ci sono tante cose interessanti che non hanno a che fare con il mondo chimico. Ma che cos'è la biofisica? Allora, bravo, è difficile dare diciamo un quadro concreto di questa argomentazione. La biofisica è semplicemente un aspetto che va oltre alle molecole, oltre alla chimica delle molecole, ovvero sia il mondo manifesto è creato e mantenuto da processi chimici, ovviamente, e biochimici per quanto riguarda il nostro organismo. Ma prima delle molecole ci sono gli atomi. E prima ancora ci sono degli elementi subatomici, quindi c'è tutta una dimensione ben diversa dall'aspetto chimico. E quindi tutte queste grandezze, che non sono puramente chimiche, mi hanno sempre affascinato perché hanno a che fare con qualcosa che non è dogmatico a livello proprio così concreto, ma ci sono tante teorie. Ora, con la fisica quantistica, tutte queste grandezze si sono coagulate in un'espressione scientifica, diciamo, laddove ho notato che leggendo molti libri ho visto che i più grandi studiosi, le menti eccelse, Einstein, Bohr, Bohm, hanno dei fraseggi ogni tanto con delle trovate filosofiche straordinarie. E quindi vedi quanto è piccolo il range tra l'alta filosofia e l'alta fisica, tutto sommato, perché c'è un principio vitale, e da lì nasce il fenomeno vitale come soggetto del mio studio, che abbraccia grandezze non puramente oggettive. Per esempio, si parla tanto dello spazio, terreno, diciamo, oltre lo spazio cosmico, parlando di pianeti e galassie. In realtà tutto questo spazio è realmente spazio, cioè c'è una minimissima parte di elementi corpuscolati, che sono i pianeti e le galassie, e una enorme quantità di vuoto di spazio. Anche il nostro corpo è la stessa cosa, anche noi siamo un'oggettività concreta fatta di carne, ossa e quant'altro. Ma in realtà c'è un universo impalpabile che è premateriale. Ho cercato di dare un po' di ordine alle mie ricerche personali, sicuramente, che poi ho visto pian piano si sono coagulate in un insieme veramente interessante. Da lì ho cominciato un po' a raccogliere tutte queste nozioni e a farne un piccolo, non libro, ma un piccolo compenso. E poi queste cose, emergendo sempre in maniera più eclatante, si sono concretizzate in un libro. Io ho pubblicato dei romanzi e dei libri di poesie, quindi sono tutt'altra questione. E questo è un libro impegnativo da questo punto di vista. Però gli argomenti sono straordinari e interessanti perché abbracciano la fisica con dei parametri veramente dedicati a grandezze fisiche concrete e filosofiche, ovvero sia meno concrete e obiettive. Ed è incredibile come ci sia un'assonanza, una risonanza fra queste grandezze. Se posso fare un esempio molto semplice, Certo. sempre catturato il concetto della Trinità. La Trinità è appunto è un coagulo di tre elementi che ne fanno uno solo, quindi il cosiddetto, teologicamente parlando, Dio, uno e trino, è visto a vari livelli, sia in ambito filosofico che anche in ambito organico, ovvero sia l'uomo è fatto di corpo, anima e spirito, ma la stessa cosa è stata coagulata con Einstein nella formula di
energia, massa, informazione. La stessa Terra gira su se stessa, gira attorno al Sole e ha anche un movimento retrogrado, anche lì c'è un movimento trino. L'atomo è composto di un nucleo con elementi di neutri e protoni e gli elettroni che girano intorno. Questa trinità ha vari aspetti e lo è anche nelle molecole e in tanti altri aspetti, specialmente quelli fisici. La cosa straordinaria è che il tutto si coagula in un pensiero che è molto più olografico, cioè molto più esteso, molto più universale. Quindi parlando di fenomeno vitale, abbraccio tanti aspetti, ovvero sia nell'antichità c'erano i saggi che maturavano argomentazioni scientifiche certamente, ma anche filosofiche e teologiche, ma era sempre il saggio che parlava, non è che c'era una figura diversa dalle altre. E nel tempo tutto questo si è concretizzato realizzando figure sempre più specialistiche. Ora, con questo libro ho cercato di mettere insieme tanti aspetti, ma non senza diversificarli uno dall'altro, ma cercando di unirli, di trovare un nesso. E questo nesso è l'analogia, ovvero sia un qualcosa che assomiglia per forma a richiamo di altre dimensioni, ovvero sia c'è sempre un collegamento tra le parti, anche se invisibile. Parafrasando, il tutto potrebbe essere inteso come parentela, ovvero sia è incredibile come ci sono dei parenti che neanche si conoscono ma sono uniti da un legame, e questo appare evidente anche in natura sotto tanti aspetti. Poi, avendo fatto così questa formazione di medico, l'ho visto sotto tanti altri aspetti, e quindi insomma la cosa è un po' maturata, perché ho cercato di descrivere in maniera così, per quanto possibile, l'origine della materia, il che è pura fantascienza, perché chi è che può conoscere l'origine della materia? In realtà ho semplicemente copiato le tappe della formazione del nostro ovulo con dello spermatozoo, che vanno a concretizzarsi con lo zigote, cioè come nasce la vita organica, e parallelamente ho creato anche un percorso per la formazione degli atomi a partire dalle componenti subatomiche. Aldo, mi viene da dire che di sicuro è un libro appunto poliedrico, e di sicuro per persone che sono in ricerca, magari in crescita, persone che non accettano solamente magari di stare sedute davanti a un divano a guardare l'ennesima serie, ma capiscono che magari forse c'è un tutto più grande. Quindi in tante delle tue parole ho ritrovato e anche nelle... proprio nel libro, ho ritrovato proprio questo concetto di unione con, alla fine magari su piani diversi. In molti momenti mi è sembrato proprio di vedere quasi, come hai detto tu, una danza, una musica che va a unire il tutto. E siccome tra l'altro anche parli anche di musica anche all'interno del libro, puoi proprio dedicare qualche parola rispetto a questo argomento? Diciamo che parlando di energie, di forme energetiche, ovvero sia di elementi costitutivi che vanno a concretizzarsi una forma, c'è anche quella del suono. Quindi il suono, con la sua frequenza, con la sua vibrazione, ha una sua attinenza, è una sua, come si potrebbe definire, un suo collegamento sottile, intimo con la materia. Per esempio, diciamo, è caratteristico l'esperimento del tenore Caruso, quando con la sua voce faceva scoppiare dei cristalli a una certa distanza. Ora, vedi che la materia può essere trattata con un suono, con una frequenza. Ed è incredibile come tutte le nostre molecole, e le macromolecole, i complessi macromolecolari, tutti hanno una propria frequenza, ovvero sia hanno una vibrazione di base che li differenzia le une dalle altre. Gli studi di Bistolfi, straordinario ricercatore ancora di 40 anni fa, portavano in luce questi legami sottili tra le materie elementari, queste macromolecole, gettando molta informazione sul legame idrogeno, ovvero sia sul legame intimo degli atomi gli uni con gli altri. E aveva definito questo intimo legame idrogeno, appunto, che collega un atomo all'altro per creare una molecola, e le molecole stesse tra di loro, legame arpa idrogeno, ovvero sia l'arpa è semplicemente uno strumento musicale che crea una risonanza, una frequenza. Ogni elemento idrogeno è più o meno lontano dal nucleo con una certa distanza,
ovviamente le distanze sono infinitesimali, ma nel loro insieme queste piccole distanze sono come delle corde, più o meno vicini al nucleo, questi elettroni creano una frequenza più o meno sottile, cioè più o meno elevato, più o meno basso, cioè più sono distanti e più la frequenza è elevata, più sono vicini al nucleo e più la frequenza è breve, diciamo, nel senso che è meno sottile. Allora, si vede che l'atomo di suo ha una sua anima, se si può definire tale. Il suono entra in questa schiera di considerazioni sotto tanti punti di vista. E mi ha colpito molto gli studi di Ventura, un professore di Bologna, che ha creato una sua branca, Gioco Forza l'ha creata, perché gli davano tutti quanti gli elementi, questi fenomeni sonori, creando una branca che si chiama sonocitologia, ovvero sia come la citologia, come la scienza della cellula si modifica con il suono. È impressionante come lo stesso, in esperimenti registrati, lo stesso lievito suona con frequenze diverse a temperature diverse, lo stesso lievito. E così un po' per ogni elemento vitale. La cosa straordinaria è che anche le macromolecole, cosa sono queste macromolecole? Sono come dei turbini di molecole collegate, arrotocigliate una sulle altre, che creano una struttura base, e in questa struttura base ogni macromolecola vibra con la propria frequenza. E in questo caso mi viene da chiederti l'acqua com'è che si comporta, perché anche un capitolo del tuo libro parla proprio dell'acqua. Come si comporta l'acqua? L'acqua è una molecola magica, tutto sommato, che ha un suo significato che tutt'oggi si riesce difficilmente a dare una propria conferma concreta, ovvero sia, ne viene fuori che il 70% del nostro peso corporeo è dato dall'acqua, ma soprattutto quasi il 98-99% delle molecole del nostro organismo sono fatte di acqua. Ripeto, l'1-2% rimanente è fatto di altre molecole che sono grassi, proteine, amidi, eccetera, ma il 98% è acqua. Può essere mai che la natura abbia fatto un errore così clamoroso da creare delle formazioni così ricche di acqua? Evidentemente ci sarà un motivo. E il motivo c'è perché, leggendo e quant'altro, sono riuscito a trovare dei collegamenti straordinari a questo significato. In particolar modo con gli studi di Gerard Pollack, non tanto i suoi studi in quanto il professore, ma in realtà c'è stato un suo studente che ha fatto delle micro scoperte che poi il professore ha amplificato, ovvero sia le molecole dell'acqua circondano in un microfilm ogni elemento molecolare e macromolecolare del nostro organismo. Ogni macromolecola è circondata da elementi acqua, da un film di acqua. A questo microfilm è interessante perché ha una propria vitalità energetica e informativa, ovvero questo microfilm è come se fosse una specie di carta carbone sulla quale tutte le informazioni vanno ad attecchire, informazioni di tipo fotonico, elettromagnetico e fisico-vibrazionale, ovvero sia questo film circonda ogni macromolecola del nostro organismo e accompagna ogni singolo elemento macromolecolare. Allora, è come se fosse una specie di coperta attraverso la quale l'informazione giunge dall'esterno, viene assorbita dalla molecola, la quale poi consente, dell'acqua, consente questo microfilm la conduzione del segnale lungo questa struttura macrotubulare che fa da supporto. Vi spiego meglio. Questo film dell'acqua è come se fosse il plasma di un televisore, ovvero sì, ci sono tanti micropunti uno vicino all'altro che creano questo concetto di unità, uniformità, laddove non c'è una distanza tra uno e l'altro, ma è tutto simultaneo. Questo film acqueo, chiamato zona di esclusione, questo microfilm è un plasma che collega in tempo immediato, istantaneo, ogni parte più estesa, più vicina, non c'è una distanza e soprattutto non c'è un confine tra le cose, ma è tutto un uno. Quindi questa micromolecola, questo microfilm di acqua consente la vitalità istantanea e immediata di ogni informazione. La faccio semplice, cioè, per fare un esempio, l'intuizione che ho avuto effettivamente anni fa è stata quella di vedere come sono costruiti i palazzi, il cemento armato. C'è il cemento, poi si dice che fosse armato perché ha dei tondini di ferro che lo animano, se si può definire. Questi tondini di ferro cos'è che fanno? Fanno semplicemente, danno una microelasticità alla struttura, ma soprattutto questa microstruttura tubulare
consente all'ultimo piano di un palazzo a sentire i casini che fanno pian terreno e viceversa, perché conduce segnale. Questo a livello di tondini di ferro. Nel nostro organismo le strutture microtubulari, fatte di varie macromolecole, conducono segnale nello stesso modo. Quindi c'è questa conduzione di segnale, ma soprattutto di antenna di ricezione di segnali dall'esterno. Ecco dove l'epigenetica, o quantomeno il rapporto tra il nostro vivere interiore genetico e l'esterno, ha questa possibilità di esistenza, perché c'è questo microfilm che funge da antenna recettrice delle informazioni. Non ci fosse questo microfilm acqueo che circonda ogni struttura macrotubulare, non ci sarebbe vita. Per esempio, come il DNA, del DNA, noi diciamo dagli studi di Watson, Crick, eccetera, si è scoperto appunto che c'è una microparte di questo grande ammasso di DNA, di macromolecole del DNA, che è messo lì e non si capiva come né perché, fino a che sono stati scoperti questi geni e come funzionavano. Si è scoperto alla fine che il 2% di questa macromassa, solo il 2%, codifica per le proteine. Quindi il 98%, a mo' dell'acqua che circonda ogni macromolecola, il nostro organismo, il 98% è stato chiamato DNA spazzatura, con un senso dispregiativo tutto sommato, perché non codifica le preproteine, quindi è un qualcosa di quasi inutile. In realtà è proprio in questo 98% che c'è la vita. Come nell'acqua, nel 98% delle molecole che circondano il nostro macromolecolo c'è la vita. È come nello spazio infinito, dove c'è tantissimo spazio tra un pianeta e l'altro, lì che c'è la vita. Ovvero sì, è la vita dove meno te l'aspetti e dove non si vede. Dal macrocosmo al microcosmo. Ma mi viene da chiederti, visto che anche tu sei medico, diciamo, quanto secondo te della medicina attuale, della medicina moderna, è pronta anche, non a livello dogmatico mi verrebbe da dire, ad accettare questi ragionamenti dove... diciamo la scienza si fonde alla filosofia, all'etica, alla ricerca, e quanto invece tanta strada dobbiamo, mi sa, ancora percorrere. Dacci magari anche di questo la tua visione proprio da medico. Certo, ma vedi che per esempio ci sono medici, studiosi, professori, cattedratici e quant'altro, che vanno a chiesa, si inginocchiano, pregano per un loro Dio. Ma non è scienza questa, quindi pur essendo incanalati verso ragionamenti che non sono concreti, obiettivi, ma sono eterei, ciononostante loro credono a una scienza puramente dogmatica, però vanno in chiesa a pregare. Cioè, allora voglio dire, io se sono dogmatico, pratico e obiettivo, crederò in qualcosa che posso toccare, vedere, sentire, ascoltare, eccetera. Però vedi che la differenza tra l'invisibile e il visibile, tutto sommato non c'è, la si vuole creare appositamente per creare una dicotomia, per creare una differenza, per creare dell'altro, per creare del diverso. Uno è padrone di vedere le cose in maniera più ampia e anche in maniera più piccola, quindi gli analitici non è che sbagliano a vedere il particolare, la precisione, va benissimo, ma la natura non è precisa, la natura c'ha poche leggi, poche, ma spietate. Invece vedi che la nomenclatura così giurisprudenziale in Italia, in Italia quantomeno, cioè, ci sono un'infinità di leggi che non si capisce più niente. Ovvero sia, essere precisi, dogmatici, concreti, obiettivi, ha il suo valore, la sua importanza, per carità. Ma ci sono anche altri aspetti a cui non si può non dare importanza, perché ci sono. Ovvero sia, è interessante vedere come il nostro organismo si modifica in rapporto alle leggi della natura. Vedi per esempio il jet lag, cioè uno fa un viaggio in aereo, va da un'altra parte, cioè non ha cambiato nulla tranne che qualche ora di viaggio in aereo, ma gli cambia i bioritmi se vai da Bolzano a Bari, vai diversamente in bagno, ti passa l'appetito, cioè com'è possibile questo cambiamento? Eppure ci sono delle grandezze attorno a noi, concrete, reali, ma di difficile spiegazione, perché c'è una difficoltà, come dicevi prima, a percepire, a rendere analitico ciò che è sintetico, ovvero sia la sintesi è un qualcosa di insieme coagulato in una formula, ma la formula non è il tutto, perché in questa formula ci sono anche voci coreografiche. La bellezza di una persona anche nei suoi difetti, non soltanto nelle sue qualità.
E così vale per tutte le cose del nostro creato. Su un albero non c'è mai un frutto uguale a un altro. E così avanti. Cioè, è straordinario perché ogni elemento subisce, per quanto ci siano le stesse caratteristiche genetiche, dei cambiamenti, delle metamorfosi, degli adattamenti diversi da un altro, in funzione di che cosa? E lì è la bellezza dello studio del fenomeno vitale. Mi viene da dire proprio di sì. Tra l'altro, una parte anche interessante, mi viene da dire anche per i nostri amici che ci stanno seguendo e anche magari per chi è interessato anche di... oltre che di scienza e di fisica quantistica, anche c'è un breve excursus verso quello che è anche il mondo dell'astrologia. E parli all'interno praticamente della disciplina dell'astrodiagnosi. Puoi parlarci magari proprio di questo concetto e di come lo vai a sviluppare all'interno del libro? La questione di fondo è che noi viviamo in un ecosistema che non è soltanto quello familiare, comunale, o cittadino o regionale, cioè noi abbiamo un ecosistema che ci circonda a vari livelli e si riflette dentro le nostre strutture personali. Il concetto di trinità che dicevo all'inizio, l'unitrino, lo vedi per esempio nella bocca, laddove ci sono tre tipi di malattie fondamentalmente, una dedicata all'elemento dinamico del calcio, quindi decalcificazione o quant'altro, quindi è la carie. L'altro elemento è la struttura del dente dove viene a essere ancorato alla mascella o alla mandibola, quindi la componente strutturale. E poi c'è una componente puramente spaziale, di un'organizzazione spaziale dei denti, che è diversa dalle altre due. Ora si vede che questo concetto trino anche in bocca si riflette. Quindi si passa dalla conservativa edonunzia alla parodontologia all'ortodonzia. Cioè sono argomenti diversificati tra di loro. Il concetto dell'astrodiagnosi è semplicemente si vuole porre attenzione a quanto ci circonda nei periodi dell'anno, perché il nostro organismo risponde a queste leggi, è nato sotto queste leggi prima di noi, e ovviamente non può che esistere anche dopo di noi, questo è ovvio, ma noi non possiamo far finta che non esistano i moti della natura in base per esempio al fenomeno delle fasi lunari. In astrologia diciamo che la mente, il cervello, quantomeno la componente psichica, è dedicata come archetipo alla luna. Ora, fondamentalmente si potrebbe dogmatizzare così la questione. È vero che noi siamo ciò che mangiamo, a livello alimentare, per dirla, ma noi siamo anche e soprattutto ciò che digeriamo. A livello molto più sottile, noi siamo ciò che assimiliamo. Quindi mangiamo ciò che ci nutre, digeriamo ciò che ci mantiene, ci dà vitalità. Ma ci sono anche delle energie sottili chiamate archetipali che sono contenute nelle piante, che sono contenute nei minerali, che sono contenute in tanti aspetti naturali che riflettono il regime astrologico. Quindi gli archetipi parlano con noi attraverso vari linguaggi, anche quello alimentare, ma soprattutto quello ambientale. Quindi riuscire a catalogare per esempio i nostri organi con i pianeti, riuscire a catalogare per esempio, quindi hanno dei movimenti rapidi, riuscire a catalogare per esempio i segni astrologici, i classici 12 segni astrologici con altri aspetti funzionali, chi è che l'ha stabilito questa cosa? Semplicemente vedendo che succedendo tante volte la stessa cosa, si è visto che è successo in quel periodo, quindi nell'antichità si è fatta una sintesi che si è collegata la natura dell'uomo con la natura che lo circonda. Quindi gli aspetti astrologici hanno portato a dare importanza a ciò di cui ci alimentiamo, ovviamente di ciò che assimiliamo, e quindi sono diventati anche dei movimenti di creazione di aspetti terapeutici, ovvero sia, tu è vero che mangi quello che ti fa star bene, non tanto per il suo contenuto di fibre, minerali e quant'altro, ma perché ci sono delle cosiddette energie sottili chiamate archetipi, che per risonanza rivitalizzano il tuo archetipo. E quindi questo si può parlare a vari livelli come una medicina dell'informazione, che è molto vicina all'omeopatia fondamentalmente, ovvero sia una medicina dell'informazione più che della struttura fine a se stessa. Ora vedi che per esempio, da quando è stato creato un po' il concetto del farmaco, da Pasteur in poi, c'erano a suo tempo degli altri professori, Bertrand, Bechamp,
francesi in particolar modo, che usavano affermare che la cosa importante è certamente il farmaco, ma è molto più importante il terreno del batterio in sé. Quindi la famosa frase che il batterio non è niente, il terreno è tutto, stava a significare che l'uomo ha un suo ritmo di vitalità, ha un suo terreno, tra virgolette, che la cosa più importante, quindi vitalizzare questo terreno con il cibo, con le piante o gli aspetti, diciamo, più che digestivi, ma di assimilazione delle varie, dei vari caratteri che ci circondano a livello vegetale soprattutto, tipo piante, fiori, funghi e quant'altro, questo ti dà informazioni sottili che risuonano nelle tue funzioni, perché è tutto collegato, è tutta una parentela, lontano, vicino, ma è tutta la parentela. Anche io te, in qualche modo, forse, non so come può essere questa questione, ma abbiamo una parentela che ci avvicina, perché esseri umani, siamo esseri del creato, e quindi il creato è una magia che ci circonda, che ci mantiene, ci differenzia uno dall'altro effettivamente come forma, come struttura, ma il principio vitale è uguale per tutti. Sì. Tra l'altro una piccola cosa che poi piccola effettivamente non è, che mi è piaciuta molto all'interno del tuo libro leggere, e quando me la sono proprio segnata, hai scritto: prima o poi tutti i cuori si chiedono il perché del loro battere, ed è, abbiamo capito che sei anche un poeta, però è anche una... Tutti e due, un poeta. Però messa all'interno di questo libro, dove vedo che ci sono più domande, sono dei libri praticamente, secondo me, che tutti quanti noi come lettori leggiamo per avere delle risposte, e ci sono altri libri invece che leggiamo, e questo mi viene proprio da dire, è il fatto proprio di questo libro, dove, per stimolare, che ci porta a fare nuove domande, e questo mi sembra proprio un libro che va in questa direzione. Adesso mi è venuta in mente una frase da mettere lì. Noi siamo figli delle nostre domande. Siamo figli delle nostre domande, effettivamente. Cioè, dipende dalla qualità che di domande che riesci a porre a te stesso, e soprattutto dalla capacità di poter trovare risposte a queste domande. A me sono state fatte delle domande proprio particolari da vari amici, vari frangenti, però il fulcro è sempre quello: perché vivo? Cioè, che significato dare alla tua vita? Questa è un po' quella... La domanda di fondo. Quindi ogni cuore, pur battendo, si chiede perché. Prima o poi si verrà a domandare: ma vabbè, io batto, ma perché? Io vivo, ma perché? Qual è il senso del mio battere o del mio vivere? Strada facendo, come diceva Baglioni, magari scopri di essere musicista, scopri di essere scultore, scopri di essere non so quello che vuoi, però è strada facendo. Quindi devi, più sei vicino alla tua strada, che neanche conoscevi tutto sommato, però la fai spontaneamente, e più si realizza il tuo principio vitale. Mi viene a dire con impegno, mettendo poi in pratica quelli che sono i nostri sogni, perché poi tante volte magari decidiamo di fermarci, perché poi magari i sogni vanno un po' nel cassetto, si ha paura a prendere decisioni. Quindi mi viene a dire, anche per chi è un po' in una fase di cambiamento, di ricerca, di sicuro questo, torno a dire, è un libro che va in quella direzione, fa ragionare, è un libro che ci fa porre delle domande. Vedi, ma le macro edizioni, tutto sommato ci stavo pensando, è una visione un po' macro, cioè cerca di espandere la tua visione a livelli più macroscopici, non per dire superficiali, ma che vanno al di fuori della tua dimensione, ecco. E quindi mi veniva in mente anche una battuta così di mia mamma, che per scherzare usava dire in croato: a Sant'e Dalla ha studiato. Cioè, il fatto che io studiassi, mi impegnassi, era un merito suo che mi faceva studiare, non io che mi impegnavo. In italiano, a Sant'e Dalla ha studiato, voleva dire: e perché ti ho fatto studiare, capito? Ora, non è lei che mi ha fatto studiare, ma è ciò che mi anima, che cerca di trovare un suo significato. E quello vale per tutti, per tutti, per tutti, per tutti, per tutti. Dipende quanto spazio dai a te stesso in questa ricerca. Ho cercato di vedere il sorgere del fenomeno vitale, rappresentato a aspetti di stringa, come il sorgere della vita dello zigote,
è incredibile pensare come appunto questo nucleo, questo zigote fatto dallo spermatozoo, dall'ovulo messo insieme, naviga nel vuoto inizialmente. A un certo punto c'è un attecchimento nella mucosa dell'utero, delle trombe veramente, comunque diciamo naviga nel vuoto, poi entra nella materia, quando ci sono state già delle divisioni. La cosa straordinaria è che ci sono 9 classi di divisioni, 9 stadi, fino ad arrivare al 582 numero di cellule. A quel punto la cellula scoppia. Cioè, con questa pressione la cellula scoppia come se fosse una specie di Big Bang, e quindi questa cellula crea un vuoto all'interno e tende ad espandersi. Ma la cosa straordinaria, da dove vengono tutte queste 582 cellule? Dalle prime due. Eppure non hanno nutrimento, non hanno... Chi è che le ha nutrite? Non c'è sangue, non c'è quant'altro. Certo, qual è l'energia che le ha mosse e ha fatto sì che diventassero così? Spunta l'energia da una dimensione a noi sconosciuta, che ha a che fare con l'invisibile, con il macro, e ritorno al concetto del macro della casa editrice di Giorgio Rosso, ovvero sia, o con i suoi amici e soci, ovvero sia, tutto parte dall'invisibile e si manifesta in quanto tale nel visibile, quindi c'è una prassi invisibile che poi diventa visibile. E questa è una magia meravigliosa, cioè anche a livello umano, tu conosci delle persone perché le hai incontrate, ma le conosci meglio nel tempo, quindi tutto salta e si manifesta in grandezze non pensabili il dopo. La cosa straordinaria è che tutto nasce da niente e finisce verso il tutto alla fine. E questo tutto e niente sono la stessa cosa fondamentalmente. Tutto e niente sono padre e figlio dello stesso principio. Quindi parlare di macro, di micro è un po' la stessa alla cosa. Alla fine, sì, bellissimo come concetto. È così, perché la natura si esprime fondamentalmente con un principio base che ha due nature e si afferma con 3 principi che coordinano 4 elementi. Quindi il dogma del 10 di Archimede, cosa succede? Che l'1, 2, 3 e 4 sono 4 livelli di divisione, di dimensione, ecco. Ma sono collegati, fanno tutti quanti parte di questa stessa coreografia che è il fenomeno vitale che li pilota. Ora c'è un argomento che parla proprio di questo e metti insieme anche l'uovo di Assigioli, straordinaria figura paragonabile a Jung, che studia la natura profonda dell'uomo. Soprattutto è l'analogia, cioè ciò che è vicino all'altro, che guida questo libro, e non è tanto fatto per dare nozionismi, non è tanto fatto per dare delle indicazioni, ma per condividere un percorso. Alla fine dici... Ma sì, questo ti dico, è proprio quello che emerge dalle tue pagine, che di sicuro anche i lettori ameranno, perché va proprio in questa direzione di condivisione di un percorso personale, di ricerca, di crescita personale, e di capire, come hai detto più volte, che tutto quanto alla fine è legato, tutto quanto effettivamente è legato. Tanto che adesso volevo farti anche una domanda che mi ero segnato, ma che penso diverse persone che sono interessate anche alla fisica quantistica, comunque ormai è diventata uno degli argomenti caldi. Parliamo spesso di materia, ovviamente, però invece tutto ciò che è materia oscura, cosa ci puoi dire rispetto a quello che viene definito oggigiorno con materia oscura? Ecco, la materia oscura, per materia oscura si può intendere tutto ciò che non è conosciuto, che è obnubilato, che è annebbiato, che è confuso, che non è concretizzabile, diventa oscuro perché non sai concretizzare, non sai obiettivare, ed è oscuro per questo. Ora, questa materia oscura è stata data questo nome appunto per differenziarla dalla vera materia, che è quella che tu vedi, tocchi e quant'altro. La materia oscura lo si studia soprattutto a livello cosmologico, laddove c'è una predominanza di spazi vuoti tra un elemento corporeo e l'altro, ovvero sia tra un pianeta e l'altro, tra una galassia e l'altra. Cioè è lo spazio soprattutto quello che unisce le cose, che unisce i singoli elementi. Noi è come se fossimo, noi elementi di questa Terra, diciamo, esseri umani, siamo come tanti pianeti, circondati da uno spazio vitale, da uno spazio che ci distanzia uno dall'altro. La stessa cosa vale per i pianeti e quant'altro. Ora, questo concetto di oscurità la si rende tale perché, lo si denomina in maniera tale perché non si sa definire. In realtà è spazio,
semplicemente spazio, ma lo spazio ha un suo valore, perché nello spazio si creano le forme. Chi è che crea le forme? Sono delle informazioni che attraverso gli aspetti energetici creano la massa. Ora, è come la nebbia, ecco, per darti l'esempio, come la nebbia concentrata crea acqua. Una nebbia diradata è nebbia fine a se stessa, ma sempre acqua è, più o meno dilatata. Intanto la si vede benissimo, come dicevo prima, sull'aspetto della genetica, il DNA. Ovvero sia, anche questa materia oscura è nell'elettrocromatina, cioè c'è tutta quella enorme componente che non codifica per le proteine. Cioè nel DNA c'è una piccola parte che codifica per le singole proteine, c'è un'enorme quantità di DNA che non codifica per nulla e quindi è oscura. Ed è stata chiamata in maniera dispregiativa come DNA spazzatura. La stessa cosa vale per tutte queste grandezze non definibili che purtroppo che però fanno da supporto a quelle definibili. Come sono queste grandezze indefinite? Per esempio, il Cuccia, ex capo della Banca d'Italia, Andreotti, cioè queste persone così curve fino a se stesse, hanno una postura particolare. Chi è che detta questa postura? Non sono certo i muscoli, non sono certo le ossa e quant'altro, ma chi comanda il tono di questi muscoli? Allora ci sono grandezze molto più sottili che sono gli atteggiamenti psicologici che sono ancora a monte del corpo, della materia. E quindi tutte queste visioni sottili comandano su quelle più grosse. C'è un ordine che è impalpabile, invisibile, che però questo ordine è sottile e quindi come tale detta legge sulla forma, detta legge sul condizionamento formale, detta legge sulla materia, detta legge sui condizionamenti in generale. Queste forme di condizionamento della fisica quantistica sono state chiamate campi. Ora, il campo è una zona di influenza. L'esempio che faccio nel libro è come avere un marciapiede notturno, che di notte ci sono tanti lampioni distanziati uno dall'altro, e ogni lampione ha un suo cono di luce che detta chiarezza per un periodo di questo cammino, per un tratto del marciapiede di questo viale notturno. Quindi ogni cono ha la sua importanza, se si può definire, ma ogni cono ha la sua informazione, che detta campo. Noi siamo un mosaico di campi o di informazioni che dettano legge nell'insieme. Quindi il nostro organismo è vero che è fatto di molecole, ma è fatto di campi che dettano come queste molecole si devono organizzare. E sono questi campi che dettano la postura che dicevo prima di Andreotti, di Cuccia. Cuccia, esattamente, o di altre figure giullari, tipo Benigni o quant'altro. Ovvero sia, ognuno è fatto per come è sottilmente, capito? Ora, gli attori... Questo lo si capisce talmente, è talmente vero quello che stai dicendo, che tante volte questo si enfatizza magari con la prossemica, quindi con l'utilizzo del proprio corpo all'interno di uno spazio, ma provi ad alzare la mano che sta vedendo il video, se non è mai capitato, quando entra magari una persona con un'energia molto forte dentro una stanza, si riesce a percepire, sia che sia un'energia che ci attrae, magari anche un'energia, magari ci è capitato invece al totale opposto, magari un'energia che magari ci attrae, ma magari in maniera diversa, magari ci dà quasi fastidio. Quindi mi ritrovo tantissimo in quello che stai dicendo, Aldo. Io ho fatto delle esperienze con un amico carissimo, Gabriele Fontanone, sulle costellazioni familiari. Ovvero sia, si è vissuto un insieme coreografico che è impressionante quanto questa coreografia di soggetti messi così a caso e muovendosi a caso spontaneamente in un ambiente ripercorrono percorsi mentali dei soggetti in esame. È impressionante come questo insieme sia coordinato a livello sottile, ma tutti noi siamo collegati a livello sottile, quindi il fare del bene al prossimo si fa del bene a se stessi, fare del male al prossimo si fa male a se stessi. E vabbè, queste qui sono parole, diciamo, che sono generiche, obiettivamente. Ma vivi in pace con te stesso? E vedi che questa pace, come dicevi prima, quando entri in una stanza, l'energia si sente, e questo ambiente di coerenza si espande. Si è visto che, per esempio, in fase di meditazione, le onde alfa in particolare, che sono quelle della tranquillità, si espandono dai poli parietali
fronto parietale verso la parte occipitale, verso dietro, ovvero sia, quando entri in coerenza, questa coerenza si amplifica nel piccolo, ma anche ad altri livelli. Ed è incredibile come tutte queste energie ci sono ed esistono. Per esempio, i cani sanno percepire la presenza, l'avvicinamento del proprio padrone o del proprio caro già a 100-200 metri di distanza, avvertono già il suono della macchina quando sta per arrivare, riconoscendolo. Le piante, impressionante, come c'è scritto anche nel libro, come alcuni studiosi hanno valutato il cambio elettromagnetico delle piante quando c'è il padrone di casa che è a 300 metri di casa. E si è visto come queste piante modulano la propria frequenza di base all'avvicinarsi del padrone verso casa. Si è visto altrettanto come alcune piante hanno degli shock, subiscono degli shock in rapporto a quello che hanno vissuto come traumi sulla pianta, cioè se gli viene fatto del male alla pianta o quant'altro, se viene fatto del male al padrone di casa. Cioè, tutto questo è vitalità, solo che mediamente non conosciuto. Ora, parlare di fenomeno vitale, voglio parlare di tutto, non dico di niente, ma parlare un po' di tutto in maniera estesa, cercando di trovare il bando della matassa. Il bando della matassa è dare ascolto al proprio cuore. Mi viene da dire un ottimo consiglio, è un ottimo auspicio per tutti noi. Aldo, sei stato gentilissimo, speriamo proprio di vedere presto, a brevissimo, uscirà fuori proprio il libro di Aldo Ceice, Il fenomeno vitale tra scienza e coscienza. Vi stimolo proprio ad andarlo a richiedere in libreria oppure anche proprio nel link che vedete qui in bio oppure nei commenti. È un libro che merita soprattutto, come dicevamo prima con Aldo, per persone che non ricercano magari in un libro una facile risposta, ma sono persone che hanno voglia di crescere, di porsi delle domande interessanti e che trovano questo in questi argomenti proprio uno stimolo per la propria crescita personale, mi viene da dire spirituale. Speriamo proprio di trovare medici un po' illuminati come te, che vedono comunque la scienza, non solamente lo scientismo, come un dogma, ma anche come qualcosa che di sicuro può avere un approccio anche più olistico, un approccio più umano, capire che la scienza alla fine è tale per noi, sarà diversa fra chi vivrà fra cento anni, e che quindi nulla è immutabile, e di sicuro in una visione come quella che ci è presentato, che è presente nel libro, dove la scienza, la filosofia, la religione, la ricerca personale si uniscono, si amalgamano, mi viene da dire una visione che di sicuro a Macro piace tanto, ma anche tutte le persone immagino che staranno vedendo questo video. Ancora grazie Aldo per questa intervista. È stato bellissimo scambiare queste parole di pura libertà. Buona lettura a chi ha piacere di leggere e scambiare quattro parole con se stesso, e grazie a te per questa bellissima chiacchierata che mi è piaciuta moltissimo, devo dire. Grazie ancora Aldo, e un grazie a tutti quanti i nostri lettori da parte del gruppo Macro. Ciao.